Ciao a tutti, buonasera ragazzuoli, Guardate qua buonasera che frescume. giovani amici di Facebook. Ragazzuoli. Siamo, secondo me, l'anno scorso l'abbiamo preso un po' sotto gamba, Roby, quando siamo partiti con il giochino del Babbi di nicchia, Sì. perché lo facevamo alle 9:30, perché i bambini erano già a letto. Poi è arrivata la scuola elementare, è arrivato il primo sport del ragazzo e adesso sono i Babbi di nerchia I veramente. babbi di nicchia di casa. Siamo devastati, almeno io sono devastato. Oggi è stata giornata super. Guarda, si vede bene qua che devo tagliare bene i capelli corti. È stata una giornata durissima, durissima. Talmente dura che stasera, dopo tanti mesi, lui già inizia a sbadigliare, siamo appena partiti. Dopo tanti mesi andremo completamente a braccio, ma la cosa bella del poter andare a braccio è che daremo molto più spazio a voi, ragazzi, quindi. Mi raccomando, invasateci di domande, riempiteci di tutto quello che è i vostri dubbi e noi vi risponderemo assolutamente. C'è già Luke, grande Luke. Grande, grandissimo Luke. Poi c'è Luca. Mitico L'L83 si sta diluviando, infatti lo Sì, toc sentite questo martellare della toc toc. pioggia Ticchettio della pioggia. sotto la luna. E Buonasera Lucatore84, tra l'altro sta Luca Lore. piovendo, Luca Lore, mitico Michele Favaro, ciao. E tra l'altro sta piovendo, ma fuori, quando sono uscito dalla macchina che già pioveva, dicevo, beh, adesso è freddo, no, cazzo, un'umidità della Madonna, caldo esagerato. Il mondo sta andando proprio a minchiotte. Vabbè, parliamo anche di quello, Lele, nuova Batmobile. Le nuove Batmobili, perché a quanto pare ce ne sono due. Esatto. Sì, in compenso stanno uscendo un sacco di leak di minifigure. Ne ho visto una vagonata sta Esatto, settimana, l'hai vista? infatti ho pronto un canale nuovo, un canale di YouTube che è un'altra modalità nuova di leak dove fa, invece di fare l'immagine su Instagram con i nomi scritti, Che è più che è cuccabile. più cuccabile, fa il video, ti mette l'anteprima su Instagram di quello di cui parlerà, poi ci mette il link nella descrizione del video e nel video ti fa vedere semplicemente le immagini che scorrono dei titoli, delle minifigure, dei set, di quello che è. Che evidentemente forse è un po' più Umma umma umma. umma, non lo so. Comunque anche questa è un'altra modalità nuova. Direi di partire, allora, andando a braccio, andando così a braccione, direi di partire da Bricknauts, perché allora, cosa abbiamo di nuovo? Abbiamo di nuovo, lo avete visto, molto figo le scale magiche di Hogwarts. Non so se l'hai visto tu, Robby, di Jonas Cram. Io sono affogato in questo, Simone Bissi. Io sono affogato in No, cazzo questo. dici? Sono affogato in No, questo, no, Bissi. fotonici, non avevo ancora visto. Sono affogato in Ma cos'è questo. questa cosa? Ce ne vuoi parlare, Robby? Ma ne abbiamo già parlato, ma ne Ma non so di riparleremo cosa perché sia. comunque sia come praticamente in realtà è un po' difficile, ma sia come Bricknauts, che come Lego Star Wars Come Addicted, che Bissi, come come Empire, che come Robby, Lega Nerd, che come tutto. Bissi, che come... Cioè, insomma, in è realtà tra me e un lui cazzo di siamo in mezzo a 2000 invischiati. realtà simili, Esatto. per cui Ma la cosa allucinante è che le persone di queste 2000 realtà sono sempre quelle tre. sì, non c'è, cioè non è Non è che che, siamo tanti, c'è però sempre quei insomma, tre lì. eccole qua, ve ne avevamo già parlato le altre settimane, ve lo faccio rivedere, ne approfitto, amici legosi, adesso dimmi se si vede bene, Simo, Sì, perfetto. perfetto, 30 novembre, 1 un po' più in dicembre. basso, ok, Esatto. 30 novembre, 1º dicembre, Artificeria Almagià, Ravenna Strikes Back, un evento interamente dedicato a Star Wars. Come vedete dalla grafica, qui c'è Empira, Empira è il club di cui sono anche presidente, insomma siamo quasi 10 anni vi dicendo, e questo è il retro perché ci saranno un sacco di ospiti, per di più sembra che si unirà qualche altro ospite, stiamo cercando di capire adesso, ci Attenzione. sarà il mitico Tim Rose che per chi non lo conoscesse è l'ammiraglio Ackbar di It's È una Chopper. ciapola, è una Chopper. ciapola. Ci sarà lui in persona, Benedetta degli Innocenti, che è la voce di Rey, David Chevalier, che è la voce di Kylo Ren, Kylo Ren. Adrian Fartade, che lo conoscete tutti perché è Divulgatore scientifico di divulgatore nota scientifico fama molto mondiale, molto conosciuto, bravo. molto carino, molto apprezzabile, soprattutto anche lui nasce dal web, per cui Esatto. insomma fa parte sempre di questa cricca di nerdaccioni. Sempre 30 novembre, 1º dicembre, www.ravennastrikesback.it, lì trovate tutto e anche su Lega Nerd, settimana scorsa è uscito un Esatto, un articolo articolo. dove gli abbiamo messo qualsiasi cosa, per cui è tutto chiaro, insomma lo recuperate.
Oltre che per la parte Lego che sarà presente Infatti con ci volevo due, arrivare lì. esatto, ok. Avremo una parte Lego non enorme, perché comunque è un evento dedicato a Star Wars e non è un evento dedicato solo a Lego. Il posto non è enorme, in realtà è la seconda location del Ravenna Brick Festival, che tra l'altro sarà 2 settimane prima del nostro evento, e Esatto. vi invitiamo comunque. Anche lì ci siamo più o meno immalgati un po' più in superficie, chiamiamo così. Ci saranno due aree dedicate al mondo Lego Star Wars, una con i diorami e una con dei veicoli molto fighi, molto Tra l'altro, Ravenna Big figurosi. Festival dove esporrò pure io. Esatto, e dove pubblicizzeremo questo evento lì. Esatto, Insomma, esatto. siamo in concomitanza, Michele e Romagna Lug ci daranno un appoggio anche per il Ravenna Stretchback, per cui è un'unione di forze ravennati nerdi, che è molto carino. Esatto. Gli espositori saranno, voi più o meno dovreste conoscerli, Tommy Brick Team, Tommaso e Samuele Favaro, padre e figlio che li conoscete, il Margherite. grandissimo Mirko Soppersa, Margherita e Alessandro, si chiama suo E figlio, suo mi figlio pare. Alessandro, sì, non Che c'era non ci sarà lui, Alessandro, ma c'è Margherita esporranno con le il sue opere. finalizer e un tie realizzato da Alessandro. Ci sarà Simone Simone Frigge. Frigge, il grandissimo Simone Frigge, Vediamo massima lui. stima per Simone, che ci darà una mano anche nell'organizzazione. Tra l'altro, hai ragione, bravo, Bravo, ricordamelo perché me lo bravo. dimentico. Tra l'altro, non lo posso fare qui, devo farlo lavorare perché ho il programma Bravo. vettoriale. Ci sarà Simone Marchetto, per cui insomma. Tanta roba, speriamo di dargli Assolutamente. il valore che merita Esatto. anche all'area Lego. E volevo dire, visto che io che non sono dentro l'ambito Star Wars, ma ho avuto modo l'anno scorso a Palma Nova di conoscerla, e Benedetto degli Innocenti, secondo me Ravenna Strikes Back vale, se anche non vi interessa Star Wars, ma venite solo per lei, perché è veramente spettacolo Sì, puro. Stra simpatica, stra alla numero uno. mano, ci siamo divertiti la faccia. Sono d'accordo, tra l'altro sarà insieme a Kylo Ren, per cui avremo la voce di Cioè, Rey ma in porca conferenza troia. insieme a Kylo Ren, per cui ci No, è sarà stata divertirsi. io che oltre che non essere nell'ambito di Star Wars, non sono neanche nell'ambito film, nel senso che non sono appassionato come hobby, ma sentire dal vivo una persona con una voce che l'hai sentita in un cinema a vedere un film, è una roba che mi ha Flash incredibile. sbarellato Quando chiudi gli completamente. occhi Chiudi dici: gli occhi sto e mangiando una pizza con Rey di Star Wars che parla in esatto. romano. Ma perché? Ma Che poi è perché? toscano, non è romano. Vabbè, continua a dire che sia romano Fantastico. Sì, però perché la c'è quel po', Beatrice degli diciamo, Innocenti. un po' quella Ci ho messo un cadenza. mese, cara. Va Vabbè, ok, per cui. bene, bene. Poi. Quindi, no, vai. No, volevo fare subito il momento Notte Lego, perché ormai ho scoperto che, visto che non abbiamo un cazzo da dire, Esatto. Cerchiamo di riempirla. riempiamo. Sai che finiremo fra 2 ore perché poi alla fine, a forza di riempire, riempire, ci Esatto. metteremo, parleremo di Vi tutto. ricordate le mie macchine che ogni tanto vi Come pubblicizzo? facciamo a non ricordare che siamo In realtà non è il momento Not circondati? Lego, è il momento Play Forever. Non so perché, ma un che di legoso questa roba qui, Eh un che sì, di mattone, perché non so perché, esatto, di perché è molto plasticone, di design. pixeloso. Vi ricordate, questa ve l'ho fatta vedere più volte, macchine super stilizzate, di design molto belle. Mi è arrivato oggi l'ultimo prodotto, per cui direi che è quasi un'anteprima mondiale, perché l'ho... Ma te, ma chi ti pacca? Chi ti pacca te? Chi è? Io, Chi è? mi pacca il mio lavoro. È arrivato oggi Madonna, che questa meraviglia! meraviglia, la riconoscete benissimo, è di È la base Lamborghini, figa! è la versione stilizzata della Porsche 911 Targa. Non so di che anno, ma direi che più o meno è talmente stilizzata che potrebbe essere quella di diversi anni. Esatto. Questa si chiama Luft, questa è la colorazione Crau, è l'unica colorazione che ha le X super tamarre Oh da mamma. racing sui fanali, e questa è la versione Orgasmo Rabirani, perché questa ha i cerchi a canale rovesciato. Ne uscirà, adesso è uscita solo questa, la stanno presentando un po' alla volta, ne usciranno altre 3-4 colorazioni, di cui, e lì mi toccherà prenderla, c'è una versione arancione, classico arancione Porsche, con i cerchi suoi, sempre stilizzati, ma suoi, per cui. E il modello dopo sarà la Muscle Car, mega incazzatissima con le gommazze dietro, poi ci sarà la macchina da Formula 1 degli anni 90, e poi si parla di, ascolta bene, molto interessante, di Lamborghini Lo Countach, sapevo, di porca troia. Lancia Fulvia. Eh Puttana. sì, è tanta roba, per cui insomma lo seguo Sì. veramente con grande attenzione. Non costano poco, però insomma, 35 sterline. Se io penso che tutto questo fottio è nato per te, nel tuo caso, da una cazzo di macchinina arancione presa Grigia, San Fra argento, Argento, presa argento. San.
A San Francisco perché era, le vendevano lì perché era fatta con lo stesso arancione del Vabbè, la Travis. storia è molto più semplice di così. Ero nello shop perché in America hanno lo shop per qualsiasi cosa. Per Esatto. cui c'è il ponte di San Francisco, il Golden Chissà, Gate. chissà come mai è nato lì il discorso della pubblicità, dello spot, no, della sponsorizzazione. Chissà come mai, Beh, questi che hanno lo shop per la no, ho qualunque, capito, però santo tra l'altro la Dio. Play Forever, questo ragazzo che vorrei capire che faccia ha, perché ormai lo seguo spessissimo, è inglese e però io ogni Vabbè, volta che vedo il geotag chissà. è a Firenze. Ieri ha fatto una foto con una targa come questa bianca, con la targa inglese che dice ciao Florence, ci vediamo tra un po'. E ogni volta è Firenze, Firenze. Gli ho anche scritto ma sei italiano e poi gli ho scritto in inglese, ma cagato pari. Però oggi quando ho fatto il mio video di Lui lo sai unboxing di che questa, è stato il primo a commentare. quando verrà qui a Ravenna, perché verrà e verrà a cercare te e ti vedrai, no, cazzo, ma te sei rovinato il Proprio quello che video. spende, quello che mi. No, sopra di me c'è solo un'altra persona che è Marco Frio, che una volta che gli ho fatto comprare, brava, 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 il disastro. Mister Olin, lo sai che lo chiamiamo Mister Olin adesso? Mostirolin, fantastico, ci sta tutta. Per cui, insomma, ecco, questa ci sta ormai il momento. Non so, veramente ci vedo un'affinità col mondo Lego, soprattutto i vecchi Lego, perché mi ricordano le macchinine fatte di Sono legno, sì. però fatte di plastica. Banale, ok. Mi Chiaramente, piacciono tanto. giustamente. Quindi, invece, proseguiamo col momento Lego. Vuoi dire qualcos'altro sul momento not Lego? Tu che sei. No, oggi sono veramente no. Oggi no. Ok, molto bene. Altrimenti non lo. Allora, niente, vi dicevo, abbiamo visto ieri questo spettacolare, speraviglioso, ormai ho perso anche l'uso della parola, diorama di Jonas che ha finito prima di partire per la Danimarca. E direi che lui ormai è davvero lanciato. Guardate solo le cornici dei quadri sono una roba da orgasmo. Incredibile. E se vi guardate il suo question and answers su Instagram, risponde ad alcune domande e ha fatto tante piccole story video dove vi fa vedere anche il dietro le quinte di questa roba qua. Sicuramente è una roba appariscente, come lo era anche il diorama di Barb, perché ora ve lo faccio vedere. Io sto veramente male. Oddio, Perdona. ma va là. Anche il diorama di Stranger Things, dove c'è la scomparsa di Barb, Sempre lui. sempre fatto da lui, era a Skerbeck, e anche quello da dietro, oggettivamente, era abbastanza, non dico pacchiano, però, visto dal davanti, gran figata, visto da dietro, si vedeva tutta la parte costruttiva tutta la parte costruttiva per tenere insieme le due case. Però estremamente figo, Sì, tanta assolutamente. roba. Per cui lui lo fa perché fa delle mock, ma nel momento in cui sarà assunto da Lego, perché mi aspetto davvero da un momento all'altro che sia assunto, mi aspetto grandissime cose da lui. Detto questo, abbiamo finalmente ufficializzato la presenza di Orange Team Lug per Lucca Comics and Game 2019, quindi l'area Lego per il terzo anno sarà gestita dai ragazzi di Orange Team. E sarò sul primo di novembre, quindi se siete in zona fate un salto che molto Come volentieri mai sei a Lucca il primo di novembre? E quindi, come mai proprio il primo di novembre? perché c'era l'unico pullman che c'era. Ma guarda che è culo, è assolutamente culo. Sì. Sì, perché Ma a che ora arrivi? A che ora parti? A che ora arrivi? Chi abbiamo il pullman alle 5 a Forlì. E siete? no, siamo con i ragazzi della fumetteria. Ah, No, ok. è la fumetteria di Forlì che fa il pullman. Allora, l'anno scorso sono riuscito a venire su, ho fatto un pullmino il primo giorno di Lucca ed è stato il top perché non c'era nessuno. Il pullman, tra l'altro, non era un pullman, ma era un camioncino piccolo, quindi poca gente, poche rotture di cazzi, non... siamo andati spediti. Quest'anno non ha fatto per motivi suoi, i primi 2 giorni li ha completamente saltati e è partito col pullman del primo di novembre. Quindi ho detto, va bene, andiamo sul primo che magari comunque c'è meno gente che è un venerdì. E quindi caso vuole che sia il primo di novembre, ma perché il Tipo primo alle di 10 novembre? sarai l'auditorium San Girolamo, Beh, figurati perché se no, non ci no, sono, ecco, anche voi sarete no, all'auditorium San Girolamo, voi lucchensi, voi che sarete Lucca. Oggi è tutta una pubblicità, porca puttana, però non ci posso veramente, fare niente, abbiate oggi va così, pazienza. oggi a braccio si fa In così. Oltre realtà io sono anni che faccio questi video proprio perché in questo mese devo pubblicizzare a queste due Lucca, cose, esatto. perché sono solamente. Per cui cosa ci sarà? Ci sarà la la presentazione, perché la premiere la faremo a Ravenna in pompa magna, ci Ehi. sarà la presentazione di Sacrificio for a Dream. Tra l'altro ringrazio in segreto Samuele Favaro, perché so che nel suo diorama ci ha fatto un piccolo omaggio, per cui tanta roba, grazie Attenzione, Samu, attenzione, grazie attenzione. Tommy Brick Team. E per cui insieme
insomma, dalle 10 alle 11 all'Auditorium San Girolamo ci saremo noi con tutto il cast tecnico. Purtroppo gli attori non so se Sono riusciranno a venire. Presenteremo finalmente il nostro sacrificio. Ho visto fantastico. una clip anche prima e devo Tanta dire che roba. stanno facendo tanta roba. Molto Sì. bene, molto bene. Molto bene. E quindi poi sarà di dominio Non pubblico? ancora, Non ancora. perché c'è Quindi, gente che ha ok. sborsato soldi Esatto, quindi per il volevo nostro chiederti. progetto e logicamente un minimo di esclusività bisogna che ce Chiaramente, l'abbiano loro. chiaramente. Per cui non so quando lo metteremo online, non l'abbiamo ancora deciso. La nostra idea, e qui vi chiedo voi se avete voglia di vederlo nella vostra città, sarebbe anche quella di fare qualche tour. Per cui, perché non fare una serata, un'ora e mezza di conferenza, raccontiamo come è stato fatto, possiamo anche far capire, perché credetemi, io ho fatto un sacco di cortometraggi, sia come attore, sia come cazzatine, ma una roba del genere non l'avevo mai fatta, e vi garantisco che il mio rispetto verso il mondo del cinema dopo l'estate scorsa è aumentato a dismisura. Non so se avete fatto caso, se mi seguite, le mie recensioni già erano positive Sì, prima, adesso adesso faccio fatica a fa parlare male di un film, così. perché è veramente un viaggio incredibile. Per cui, insomma, se vi interessa, fateci sapere, sarebbe molto Allora, bello. Andrea Guidotti chiede: ma cosa sarebbe? Sospetto che si riferisca a Sì, Sacrificio. non stiamo parlando di Lego oggi, prendiamo un altro. Prendiamo un po' di tutto Dobbiamo ciò che è recuperare tempo. entertainment, Esatto. è divertimento. È il fan film di Star Wars che col club di Empira, ma io faccio sempre fatica perché sembra che butti acqua al mio mulino, si dice così, però in realtà Tirare acqua al mulino. tirare acqua, ok, però in realtà tutto un complesso di persone che poi è collegata più o meno a Lega Nerd, che poi è collegata a Bricknow, insomma, siamo praticamente una comunità di persone che ci Esatto. si conosce da una vita, che ci siamo incontrati negli ultimi anni e sfoghiamo la nostra creatività in ogni modo, per cui più o meno siamo sempre collegati. Il primo giorno di Sì, riprese è venuto sempre. Antonio a fare un sacco di foto che abbiamo utilizzato poi, Esatto. e poi insomma Antonio ci dà una mano a promuovere con Lega Nerd, vi dicevo. Per cui è un fan film di Star Wars, durerà un quarto d'ora, e è in produzione mentalmente dal 2011 e in produzione fisicamente dal 2016, in cui abbiamo presentato il progetto della raccolta fondi. L'anno scorso a Luca Comics abbiamo presentato il trailer, quest'anno a Luca Comics presentiamo il film. Per cui insomma è una cosa legata al Allora, mondo di Star Wars. sicuramente. È vero che nelle grandi produzioni ci sono molti più soldi, molto più tempo ed il lavoro è quello lì, ma io se penso che dal 2016 tutta sta cosa, tutto quello che ho visto per un quarto d'ora, bravi, Capisci? ma proprio bravi, Capisci? bravi, porca Capisci perché troia, il mio rispetto verso il mondo del minchia, cinema? no, Tra veramente. l'altro, ricollegandomi al mondo Lego, devo fare un grazie infinito, enorme e gigantesco all'Orange Team Lug, nonché Ah beh, Empisa, che Massa, sono aspetta, venuti in sono pure. massa, Sì, sono venuti qualche in dono, è vero, massa erano. con i costumi, con qualche È giorno, perché vero. abbiamo avuto dei problemi, con qualche giorno di anticipo sono venuti con i loro costumi da Storm, tutti, Tutti. praticamente i boss sono venuti, sono venuti a Esatto. darci aiuto in tutti i sensi, sia con i costumi che... Per cui, vedete, c'è sempre anche il mondo Lego collegato Sì, è in tutto sempre, questo sempre lì. mondo. Sì. Bene, quindi noi invece proseguiamo con la questione Lego e 3-2-1 via, fuoco e polveri, perché state vedendo in questo momento il, ma vaffanbrodo, E la Madonna. il mecha di Gurren Lagann. Allora, Hot Rod? no, No? assomiglia a Hot Rod. Hot Rod è quello di Transformers. Transformers, che è il successore di Optimus Prime, Esatto. nella serie Che dopo diventa G1. Rodimus Prime. Esatto. Ma in realtà questo qui è il Gurren Lagann, che è il mecha di questa anime, e che si chiama appunto Gurren Lagann, come dicono, È Marco insomma. De Bon però questo, no? Questo è Marco De Ah, cazzo, Bon. ormai, ormai lo Sì, riconosco il no, suo lo stile. stile è il suo. Madonna. E, qui lo vedete nella versione anche action figure, che è anche un altro di quei robot, che è una roba da Non l'avevo pigli. mai visto, ma era di una Sì, bellezza no, inaudita. è una roba fotonica. E tra l'altro mi ricordo un film, e quindi non vi ci ricordiamo il film di quei ragazzi che vivevano sottoterra nella città sotto dove c'era quello di Ghostbusters, l'attore di Ghostbusters che faceva il cattivo. Ah, La città del centro, cioè centro una roba del genere. Perché, sì. vabbè, comunque, perché anche qui i protagonisti vivono sottoterra, devono scavare e via dicendo. Perché vi faccio vedere questo? Perché da ieri Marco ha iniziato il rilascio delle istruzioni, fate a me, vabbè, e quello non è niente, per cui se siete interessati potete Peccato trovare che delle non è riuscito a istruzioni. replicare la luna asimmetrica. Questa è una cosa che mi Allora, dispiace tra molto. l'altro quella luna lì c'è un aneddoto della Madonna, perché questa falce qua è di Ninjago Ultima Serie. Sì. Cosa succede? Che quella forma lì
che c'è praticamente solo lì e da un'altra parte, non è ancora stata rilasciata come pezzo da utilizzare nei programmi che si usano per fare istruzioni. Quindi non esiste quel pezzo da poter utilizzare. Ma questo è montato Questo è o vero. è... Ah, Sì, ok. questo è vero. Per cui c'è fisicamente, c'è nell'elenco di BrickLink, di Rebrickable, lo trovi, ma se tu vuoi fare un'istruzione con quel pezzo ad oggi non esiste, neanche non ufficiale. Perché succede nelle istruzioni che i pezzi nuovi prima passano dalla fase non ufficiale, quindi non si agganciano. Quando tu li utilizzi non si agganciano mai. Poi quando un tot di utenti che si mettono lì e fanno un po' di prove e danno tutti quanti l'ok sul pezzo, il pezzo diventa ufficiale e viene rilasciato un paio di volte all'anno. C'è un aggiornamento grosso del database. Quindi per poter inserire quel pezzo lì nelle istruzioni mi sono inventato di rifarlo io in 3D. Perché fra le tante cose so anche disegnare in 3D e quindi l'ho ridisegnato in 3D un po' alla buona, perché tanto è un pezzettino che alla fine non dici più di tanto, e con i programmi che utilizzo gliel'ho sbattuto dentro. Quindi in realtà questo lo vedete tranquillamente nelle istruzioni. È una falce e purtroppo con Marco abbiamo provato a tirar fuori delle alternative alla mezzaluna che è un po' diversa, ma non c'è stato modo. Proprio perché inizialmente non essendoci quel pezzo ho detto Marco proviamo a trovarci un'alternativa prima di fare cose strane. Dopodiché mi sono messo lì un paio di giorni, ho fatto la versione 3D e tanti saluti, grazie. Ember, la città della luce, Ember, la città della luce, con quella bravissimo. talpa gigante fighissima. Esatto. Qui la storia è simile perché i protagonisti vivono sottoterra, scavano sempre là, scavare, scavare, scavare e alla fine salta fuori sto mecca della Madonna e poi vanno in superficie e via dicendo. Un po' me lo ricordo. Detto questo, invece, passiamo alla sezione leak. Allora, come vi dicevo, non ho nulla di preparato, ma un pochino ho studiato. Allora, gli ultimi leak di qualche... La minifigura di Batman degli anni 30, ragazzi, c'è da avere proprio in tutti i modi possibili. Esatto. Allora, tra i vari leak c'era quello che ti avevo passato. Allora, la settimana scorsa, se ricordo bene, avevamo visto quella sorta di, adesso la ritrovo, di Batmobile, però piccolina. Era un mezzo cancherino, che limited edition, tra l'altro. Che non si capiva Sì, bene, in scala Speed Champion. Scala Speed Champs, esatto, e non si capiva bene che roba fosse, perché già all'epoca a me era giunta voce che la Batmobile che sarebbe uscita di Tim Burton avrebbe avuto tipo 3.000 pezzi, quindi parliamo di una roba UCS. UCS fondamentalmente, e quello là non era tutt'altro che UCS. Non mi ricordo chi, qualcuno ipotizzò il fatto che quella Batmobile che abbiamo visto, che adesso la ritrovo, prima o poi la ritrovo, che quella Batmobile fosse in realtà una sorta di regalo, di gift with purchase, con l'acquisto della Batmobile, ovviamente, di Tim Burton, quella gigante. Questa non è quella di Tim Burton, è Questa è la quella prima UCS. la prima UCS che è di Puttana, Batman e manco un Robin, pezzo. Mi Batman sono accorto Forever. adesso che manco un pezzo. Il Sì, dolore è esatto, davanti. indicibile. Davanti. Questo sì. Questa qui è la prima, sì. È un po' impolverata, però. Porca boia o niente, non c'è più. Adesso ve la ritiro fuori. Ah Oh no, mamma, non si è rotto. è caduto lì dentro. Ok. Sì. Per cui la nuova ipotesi è che ci sia questa Batmobile molto più figa, di cui ancora non si è visto nulla. 3.300 pezzi dovrebbe essere. Niente, non riesco a trovare quella Batmobile Limited Questa è Edition. molto bella, secondo me. Eccola qua. Oh, porca boia, l'ho trovata. Questa qui è tutt'altro che una Batmobile da 3.300 pezzi. Per cui davvero tendo a credere che questa qua sarà una sorta di gift che ti daranno con l'acquisto di quell'altra. Quell'altra che dovrebbe poi contenere queste due minifigure di Batman e di Che Joker. dici che sia un po' come il diorama? I dioramini che danno con gli Avengers, Bravo, potrebbe essere una bravo, di quelle così. C'è bravo, bravo. lo scopino lì da qualche parte. No, c'è un coltello serramanico, Dovrebbe ma esserci lo un... scopino non ce l'abbiamo. Lo scopettino, ce Una l'avevi sempre tenuto te volta dall'altra c'era, parte. sì, infatti. Per cui questa è tanta roba, ragazzi, davvero tanta roba. Mi auguro davvero che le voci leak siano quelli veri, perché 3.300 pezzi la Batmobile di Tim Burton vuol dire che... Andiamo a farci una bella comparazione con l'altra super mega figa Batmobile. Tumblr. No,
con l'altra UCS, che è questa che ho tirato fuori adesso. Batmobile, no, quella di Dave Slater, quella di vendita Ah, la UCS su, fake. esatto. Cioè, in Ok. realtà io tendo più a pensare che questa sia l'UCS vera e quella di Lego No, sarà. Ah, questa è Creator, non è UCS. questo è Creator, è Questa vero, è è dimensione vero. Mustang, dai. È I vero. cerchi sono quelli. Perché sì, infatti ci sono 1738 pezzi, però pensate a questo, questa qui 1738 pezzi è da una sborata totale, è piccolina, perché sicuramente è piccola, però Beh, con insomma. tutte le sue robine a posto, l'ho vista dal vivo ed è veramente tanta roba, si apre a metà come nel film, quindi rivelando Per cui ha sei ruote, a ma ha 8 ruote, 8 ruote, dovrebbe esatto, e rivelando la parte diciamo del treno, una sorta di treno, e in più vengono fuori le mitragliatrici avere. Ne ha davanti. 12 di ruote. Sì. No, scusami, 8 più 4 8 più e 4, 8, 12. 12, sì. 12. Adesso vediamo se trovo anche le mitragliatrici, eccole qua. E qui vedete che con un ingegnoso meccanismo nascosto vengono fuori i mitragliatori davanti. Questa è personalmente la più bella Batmobile che io abbia mai visto, sia la versione come modello, che mi fa venire sempre, mi provoca sempre orgasmo, sia la versione di Dave. Questa 1700 pezzi, l'altra ne ha quasi il doppio. Non ho mai capito perché ha lasciato i cerchi grigi e non gli ha messo i cerchi neri. Questa è una cosa che non capisco. Non so, forse Non me lo per dare un po' più spiego. di contrasto, non so. Ma è Strano. inaccurata comunque. Mannaggia Dave, mannaggia, è inaccurata. Però Però. sarà molto difficile, come al solito, che sia così accurata. Qui è quasi non si vedono gli stud. È Però strano. parliamo di 3300 pezzi. No, lo so, ma non parlo Capito? tanto del numero di pezzi, ma parlo del come vengono usati. Lo sai anche Ah, te, sì, Simo. chiaro. A meno Però. che se la fai tecnic comincio a crederci. Se la fai creator o UCS. Io mi aspetto che facciano una roba in stile Tumblr e partendo come fanno molti Roscoe, Norton, dicendo dalle ruote. Io ho È solo che questo sentore. dovrebbero creare delle Eh nuove. beh, vabbè, ma se non lo fanno loro, nel senso, loro Sì. partono da quello che hanno e vedono il designer cosa riesce a fare. Poi a un certo punto il designer dice: oh, raga, io non ne esco fuori, bisogna che facciamo una nuova ruota. Vedi la Tumblr, perché la Tumblr, cioè. Non c'erano le ruote, per cui È dovevi per vero. forza farle. Per cui hanno detto, ragazzi, tocca Tiriamo un fare po' ruote fuori, nuove. è un Sa po', Fasemma è e un gli po', fa le ruote è nuove. un po' che non lo tiro fuori. Io non la tirerei fuori. Perché? Per cui vediamo un po'. Poi, sempre sulle minifigure, sono uscite queste due minifigure di Iron Man e Thanos. Upcoming mech set. Iron Man look pretty good, but the time is a little questionable. Esatto, perché? Ha Questa è la sempre il suo Tumblr, perché, questa però. è sempre Ha stata, perché sempre il la suo metto perché. a 3 a 180 tutto Tanta roba, sempre quanto. tanta roba. Allora, vediamo di dare un po' di voce anche ai ragazzi perché effettivamente li avevamo anticipati. Allora, mentre voi vi guardate la Tumblr, una serata migliore, grazie mille ragazzi, è sempre un piacere sentire i vostri complimenti. Il capello rasato sbarluccica di Robby, anche un po' il mio, mi Infatti ho sa, spento la luce per quello perché ero eh? praticamente sembravo Lightman. Allora, partiamo. Lele 83, quando arriverà il nuovo Batmobile, prezzo non si sa. Dopo nei video dei leak vediamo se c'è qualcosa. Si Non parlava credo. però, si Si parlava di parla 249. 249 e quando? Quando non lo so, però da qualche Quando? parte 249 o 229. 249 Sì, 229. Vedremo, non so vediamo. dirti con precisione, però. Allora, Luca, ho aperto la pagina di Stonewalls con tutto l'elenco di nuovi set. Secondo me c'è anche quello della Batmobile. C'è una sfilerata oggi di Stonewalls con tutti. È uscito qualche ora fa, tra Vado a l'altro. cercare. Jonas su un altro livello, assolutamente. Ripeto, secondo me Jonas, tenetelo d'occhio perché ho il sospetto che a pelle che sia. Poi, vabbè, i miei sospetti fanno sempre cagare, quindi non tenetene conto. Sarà uno dei prossimi designer che viene assunto. Se venite a Pavia io vengo di sicuro. Ci pensiamo, Andrew. Ricordate la conferenza di Francesco per Lego Serious Play a Lucca? Sì. Ci sono solo i Allora, codici, ci sono solo i solo i codici. codici. No, cioè, non ci sono anche dei titoli. Ho letto dei titoli. Qui per adesso ho guardato Lego DC Super Heroes, quello dovrebbe essere della linea DC, Ok. 2020, ci Solo sono i una codici. decina di codici, ma non c'è niente, tutti punti interrogativi. Lego Disney 2020, Vaianas, Aurora, Mulan, Frozen, Ariel, Bella Cinderella, per cui solite cose. Lego Dots. Cazzo è Lego Dots? Sono i nuovi braccialetti, il vecchio Scala praticamente, i nuovi braccialetti con gli orecchini per le bambine. Ah, ok.
si ributtano sul discorso abbigliamento bambine. Ah, ok. Lego Friends, non ci frega un cazzo. Harry Potter, anche qui 4 set, a quanto pare inediti senza nome. Hidden Side, un botto di Di Hidden senso sono Side, una una sborondata vagonata, El assurda. Fuego, Newbury, Dottor Lectrum, Geister, Hidden Side Portal, Jack Allora, Strand aspetta che Buddy. prima finisco di Vai, vai. rispondere ai ragazzi. Allora, sì, ricordo che il 1° novembre, se ricordo bene, dovrebbe esserci anche la conferenza di Francesco Frangioia a Lucca, Lego Serious Play, quindi ci spiegherà, ci introdurrà al mondo Serious Play, cioè utilizzare i Lego per fare team building, per insegnare a persone che sono già introdotte nel mondo del lavoro a ottimizzare il metodo di lavoro per ovviamente ottenere risultati migliori. Non mi fa tradurre, non so perché, non mi chiedo informazioni. Mi piacerebbe una UCS della Batmobile anni 60, chi lo sa, ultimamente vedo che su DC stanno spingendo parecchio con questa No, perché sono gli 80 Batmobile, anni. sono gli 80 anni, con la nuova serie di minifigure DC che uscirà il 1° di gennaio, quindi chi lo sa. Allora, dicevamo però, Roby, prima di Arrivano anche i che, Lego Minions. esatto, tra l'altro Lego Minions, su cui ci sta lavorando Justin Ramsden, che a Skerbeck, perché ho provato a buttargliela lì, dai, ma dimmi qualcosa sotto banco, mi fa, non posso dire niente, ma comunque ci sono qui i designer senior, se vuoi chiedere, perché c'era Stuart e anche Coso, oddio, non mi viene il nome, quello piccolino dell'autovolante, il Lego designer, madonna, sono devastato. È una vagonata di Vabbè. anche Overwatch, evidentemente, non E ha due. detto che saranno delle bombe. Detto da Justin, tendo a credere che siano veramente delle bombe i set di Minion. Allora, dicevo, tu adesso stai vedendo, Roby, se lo stai guardando, queste due nuove minifigure dei mech di Marvel. Cioè, esce un altro Land Speeder di Luke. Come un altro? Non l'hanno mai fatto. Gennaio 2020, Luke's Land Speeder. Io su questa parola. E quindi andiamo sulla lista, dai, andiamo sulla lista e boom, shakalaka, eccolo qua. Allora, Oddio, arriva anche. Lego Architecture abbiamo detto, l'abbiamo già introdotti, ci sarà Tokyo e Dubai, ok. Brickheads 2020 non si sa, ma sicuramente qualcosa c'è. Lego Dove City stai sono guardando? Dove su sei? Stone Wars. Sì, ma sei io avantissimo. No, sono all'inizio, appena iniziato. Robby ha preso l'elenco sbagliato. 2020. Lego Ah, underscore. Architecture. No, io sono andato direttamente di sì, ma Ah, ok, no, facevo un elenco, una panoramica. sì, tanto lo Lego stesso, City, chi sì. se ne incula. Lego Creator, Monster Truck, vediamo un po' di pezzi. C'è Burger Monster Truck che ha 499 pezzi. E Toy Shop in Townhouse, ok, niente di che. Creator Expert, attenzione, 2500 pezzi. Questo potrebbe essere interessante, vediamo se con una ricerca blanda ci dice qualcosa. BB, no, niente. Conf, attenzione, attenzione. Rullo di tamburi, no. Su Rakuten c'è Rakuten francese, c'è un Confidential 10270, ma non dicono nulla. Non c'è nulla nella descrizione. Description, 16 anni, no, niente. German, buono, 99, 2000, niente, ci abbiamo provato. Proseguiamo, qui nulla di che, Classic 2020, chi se ne incula, DC Super Hero, non ci sono numeri di pezzi, Vaiana, Disney, chi se ne incula di nuovo, Dots, l'abbiamo già detto, sono la robina per le femmine, Friends, svalangate infinita, Harry Potter 4 set, Hidden Side 40.000 set, veramente tanti, minchia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 set. Ci spingono parecchio su sto Sì, cazzo di Hidden eh Side. beh, sì, dai. 4 Ideas, allora attenzione, cosa abbiamo? Abbiamo la Stazione Spaziale Internazionale, Pirate Bay, Sesame Street e il piano che hanno annunciato. Molto interessante Molto la stazione interessanti. Tra internazionale. l'altro abbiamo una bombettina per Lego Ideas, quindi stay tuned. Jurassic World, altri 4 set, Lego Leaf 2020. Under secondo i banana, for example, Lego. Perché te ce l'hai in inglese e io ce l'ho in tedesco?
Perché io sul tedesco ho messo l'autotraduzione, tu metti. Io ah, Patacca, patacca. come faccio già? Non mi ricordo Non più. mi ricordo neanch'io. Vabbè. Che uno zema. Anzi, Zema con name, hiding new lineage. Quindi LIF 2020 pare che sia una nuova linea che in questo momento è solo codificata come foglia, ma non. non è che sia Può essere un qualcosa legato di alle. eco, Può essere, ecologico. mi viene in mente anche a me che sia un qualcosa legato alle foglie ecologiche. Marvel 2020, anche qui l'abbiamo già visti, sbrandellata di set, ok, dove ci sono appunto l'Iron Man Mac e il Thanos Ma Mac. secondo te, Simo, Dimmi, è una mia caro. sensazione. Oppure. Marvel sta andando giù a picco dopo la fine dell'MCU. Beh, era, secondo me era Prevedibile. un po' prevedibile, cioè hai scassato il cazzo prima, poi una volta che hai finito hai incassato. A me mi ha fatto strano. No, ma io parlo sempre dal punto di vista dei fan. Mi sembra che ci stia Beh, calando un in po' l'interesse. realtà quello dal mio punto di vista è un po' per tutto. Siamo arrivati in un periodo storico che con internet, con i social, Invasi. te sei per 3 giorni sulla cresta dell'onda e poi dimenticatoio. Quindi cosa fai? Vuoi tornare sulla cresta dell'onda? Devi tirare fuori roba nuova. E quindi, capito, è sempre una rincorsa. Altoys hanno ridotto il reparto Star Wars a quattro scaffali e non c'è nessuna novità. Tristezza Cioè io continuo a fare il paragone con l'uscita dei cellulari. Dal 2007, quando è uscito il primo iPhone, ogni 2 anni c'era la versione nuova. Poi sono arrivati a 18 mesi, poi sono arrivati a un anno, nel giro di pochi anni. Quindi adesso ogni anno, ormai la scadenza è un anno, mi aspetto fra qualche tempo, anche se secondo me sfondare un anno, che è proprio la misura topica, class, un anno, non è metà, non è il doppio, è uno secco. Fra qualche anno però secondo me riusciremo ad arrivare ai ogni 6 mesi ci sarà con la qualcosa. Madonna. Per cui capisci che devi stare, cioè stai poco su e poi dopo vai subito giù. Attenzione, perché qua passiamo alle minifigure. Minecraft 2020, minifigure 2020. Notare, qui ci sono i prezzi e sono invariati. Però Sono invariati, non lo so, non lo so. Secondo me sono ancora ampiamente. per me 5 euro non sta da nessuna parte. Potrebbe essere 5 dollari che diventano 4. 5 euro. Da noi diventa 5 euro. 5 euro, Per me non sì. sta da nessuna parte. Cioè, è una follia. Capisco che la Lego sta Ma impazzendo. attenzione perché leggo adesso minifigure serie 20 per il 10º anniversario. Chissà che bombe tirano fuori. Chissà che bombe. Anche se DC, anche quelle lì mi aspetto che siano. Damiano è super gasato, infatti, per le DC è già lì pronto per il 1º di gennaio. Compra, compra, compra perché. Anche perché adesso col fatto che sul Lego Shop puoi comprarti il pacchetto intero, ma ciao. Mini, l'abbiamo detto, Ninjago, ovviamente quella va avanti, molto interessante, non per me, i nuovi set di Overwatch, non ci speravo che fossero così tanti. Anche perché qui, se vado a vedere questo, il terzo Omnic Titan è un mecha, se vai a vedere il mecha, io sono già venuto. Sono già ampiamente venuto, per cui anche il Talon Jet è una cazzo di sborata, e per cui ho davvero paura che saranno altri set strafighissimi. E sono 8. Snowflake 2020, un altro codice, nome in codice. Speed Champions, ok. Star Wars, ok, l'avevi già C'è un po' di detti. novità, eh? Ci sono delle novità in Star In Wars. Star Wars sono delle novità. Yes. The Attenzione, cosa abbiamo? Beh. Mandalorian Battle Pack. Questa è nuova. Ok, beh, per forza. Esce a No, non si novembre, sapeva. Non si Mandalorian. sapeva ancora No, questa cosa qui. ok. Poi, No, no, però. sto per ridere. Snow Speeder. 4 più. È un 4 più, Va caro. bene, ok, gliela concediamo. Duello a Mustafar, per cui stanno tornando anche un po' con la trilogia prequel. Ok. Obi-Wan Hutt. Un altro l'hanno fatto quest'anno, Sì. Sì, eh. È ma. lo stesso. No, ma è l'altra metà. L'hai aperto a metà, questo qua. Oppure è questo che mi ero perso. Forse è lo stesso. No, però danno gennaio 2020. Allora forse è lo stesso che invece, essendoci già l'immagine, Sì, beh, Luke's Landspeeder, l'ennesimo, Ok. il TIE Dagger, se non ricordo Con la male, forma di. no, è il TIE del primo ordine che vedremo in The Rise of Skywalker, che Esatto. ricorda un po' il TIE Interceptor. Se non ricordo male, dovrebbe essere quello. Esattamente. Ok, molto bene, questo è interessante.
E poi abbiamo un altro X-Wing della Resistenza. E siamo a tre. Abbiamo quello di Poe Dameron Sì. nero, quello grigio, Ci questo sono nuovo sarà un... quello arancione. ci sa... ci sono 11 Falcon, ci possono anche essere 11 TIE Fighter. Assolutamente. Il D2C, quello chissà cosa sarà. E qui arriviamo al May the Fourth. Questi qui sono tutti May the Fourth. Il D2C è il set che danno in omaggio, giusto? Mi confermi? No, D2C sta per direct to consumer, cioè che vende direttamente Lego ai consumatori e non a negozi a terze parti. Ok, e qui abbiamo il busto dello Stormtrooper e il busto di Boba Fett. Tra l'altro viene dichiarato UCS quindi, di quel D2C, quindi questo sarà un settone Sì, cazzuto. al solito tutti gli anni a maggio esce un CS. Esatto, Però esatto. adesso c'è il grande mistero. Che cazzo è? Ne abbiamo parlato per adesso dello Star Destroyer, è uscito lo Star Destroyer. Stiamo a vedere ai rumors. I due busti, Stormtrooper e Boba Fett, si parla di due busti, ma non tipo quelli esclusivi. I rumor dicono che sono un po' più grandi, per cui dovrebbe essere un'altra cosa. E infatti qua sono 60 euro. Esatto, quelli I erano busti 40. costavano 40 e poi costavano 40 perché erano i set montati per Però l'esclusivo. attenzione Sì. perché site leganer.com site true per Lego ratata, eccolo qua perché è quello che poi fa la differenza più che il costo. Sì, ci sta perché quello del site trooper del Comic Con era 484 pezzi, qui ce ne sono 200 in più. Esatto. Quindi assolutamente fattibile. E poi abbiamo Buildable D.O. Che questo Buildable Beh, questo è come il classico BB8. Il BB8 oh, è UCS. ok, però il BB-8 CS viene considerato quel mezzo CS che esce a metà anno, no? Quest'anno c'è stato il Y-Wing, non mi ricordo, me li confondo sempre, ma ho perso, no, la Tantive, il Sì, Y-Wing ok. l'anno scorso. Tantive, Yoda e Destroyer. Ok? In questo caso qui è nello slot di maggio e c'è scritto buildable. Sì. Ah, buildable. Oh, porca troia, No, buildable, non mi hai non fatto c'è scritto venire in mente. buildable figures, c'è Non lo scritto so, buildable, però per cui vabbè. è probabilmente, poi questo qui non è neanche ufficiale, sono Certo. leak, per cui potrebbe essere che nello stesso slot esce sia il nuovo CS che il mezzo CS, mi stai dicendo questo? Anche perché Yoda è un costo un centello. Dipende sempre se questo calcolo del UCS, mezzo UCS, eccetera, eccetera, li fa anche Lego oppure loro No, è che vanno il a prezzo, caso. vabbè, il prezzo è basso perché D.O. è effettivamente molto Piccolino, piccolo. esatto. Potrebbero infilarlo, Certo potrebbero infilarlo. che fare una roba del genere con gli italiani è il top. Chiamarlo Dio è un attimo che ti caccia, che ti sale la bestemmia di fianco, ma veramente, E vabbè. poi ci sono tutti. Yeah. Sai quanti, secondo me, meme verranno fuori con Lascia il perdere. conino attaccato alla testa di un cane? E dal di lì è un L'hai attimo. già fatto. Anche la forma, in effetti. Porca troia. Vabbè, Cazzarola. scusami, devo andare Vabbè. un attimo su Photoshop a fare una. Cioè, porca troia. Io non, veramente, certe volte mi chiedo, ma di scegliere dei codici Sono che... curioso di sapere come lo chiameranno in Italia. Perché io Perché... temo che non gli manchi. Perché è Dio. Dio. Che chiameranno l'accento D.O. ci sta, è molto staccato da Sì, Dio. però sei un attimo. Ok. Veramente top, scelte top, va bene. Poi abbiamo detto i troll, questo lo sapevamo. Technic 2020, allora abbiamo di nuovo un Klaxerion che sono secondo me veramente molto fighi. Cos'è? I trattori, quelli verdi della classe, presente il trattorone verde che si gira? Klaxerion, lo Xerion della classe. Quella marca olandese credo che fa trattori No, con quella no, livrea lime e bianca. Che c'è Eric Trax che li ha fatti tutti in no. Lego, No, una non li conosco, sporata. perdonami. Madonna, per me quella roba lì, il design del trattore così futuristico, Bomba. top, una sbomba totale. Beach Buggy sarà molto interessante. E di roba bella cicciuta c'è lo Stunt Show with Track and Motorcycle 600 pezzi, Crane Track da 1200 pezzi, Top Gear Rally Car Control Siamo Kit. già, è gennaio. Esatto. E qui c'è la famosa auto da rally Top Gear che si comanderà con il cellulare, il Control Plus. Poi Chissà cos'è. un altro nome in codice Zebra.
Anche questo l'avevo già letto. Art, Music, Marvel, Disney. Sugar sul table 16 anni. Questo sarà dedicato agli adulti, quindi molto bene. Puzzle the game, other call name, list 7 7. Sì, questo dovrebbe essere un qualcosa un po' più legati a una sorta di gioco per adulti, quindi da pensarci un po' sopra. Non credo che sia un qualcosa. Avevo visto qualche immagine tempo fa, non sia un Interessante. qualcosa solo da costruire e basta, ma da dover interagire poi. E poi finiscono qua. Per cui tanta carne al fuoco. Vediamo un po' delle vostre domande. Allora, morte ai briquettes. Non ti preoccupare, Nixto, perché il prossimo del 2020 ci sarà, probabilmente per tutto il 2020, ma stanno scemando parecchio. Saranno le spie da 3.000 pezzi, dice Simone Frigge. Ciao Simo. Ma faranno mai i briquettes dei Ghostbuster che mancano? Qui si tratta di licenze e di quanto tirano i briquettes. Stanno calando parecchio, hanno calato parecchio in quest'anno e probabilmente anche il prossimo anno, più la licenza della Warner, giusto? Di Ghostbuster? È la Warner, no? No, È mi la sembra Universal Paramount, Paramount, quindi Sony, chi lo sa? non mi ricordo mai. È vero, il nome era sotto Sony, era Ma marchiato sì, ma Sony. credo che siano. Simo, esci il leak di Ideas, adesso ve lo esco. Sei stock, Nick, sei stocchi? Sì, la mia identità deve stare segreta. Ah, ok, quindi Nixto è Nicola Stocchi. Ciao Nicola, grandissimo. Grandissimo! Allora, ciao Nico, sei meglio di Batman e Superman. Diciamo che mi ispiro, tra l'altro, Nicola, che adesso ne parliamo perché passiamo alla parte anche Lego Ideas. Allora, Tommy chiede UCS AT-AT 2020? Potrebbe essere, si Ho spera già visto forse. qualcosa, nel senso che qualcuno sta già dicendo AT-ST 2020, punto 2020. interrogativo. Non so, la tecnologia Lego sta migliorando di anno in anno. Sappiamo che il problema dell'AT-ST in versione UCS è sempre stata la Resistenza alle resistenza gambe. e la rigidità. Ci sono tutte le versioni mock di Mega UCS AT-ST cioè Tutte. ci distruggevano con una mano. Per Esatto. cui non lo so se sono diventati così bravi da poter fare una slappa così grossa e così alta e allo stesso tempo resistente. Magari con le gambe, con tutta l'anima in technique, è l'unico Sì. modo coperta, per cui dovrebbe anche essere una bella slappa. Se per caso facessero questa TST, e lo sogniamo tutti, perché lo sogniamo tutti, cioè se a qualsiasi appassionato di Lego gli chiedi che UCS vorresti, lui ti direbbe: guarda, mi piacerebbe tammasti la TST, ma tanto non la farete mai. Per Avrei cui detto un falco fai io. falco, ormai ha sbradolato i maroni. Per cui potrebbe, certo è che se lo mettono in produzione, sicuramente sarà nello slot invernale per Ciccio Bombolo. Ciccio Esatto, Bombolo io, Ciccio Bombolo, sempre ottobre-novembre, ottobre-novembre. settembre-ottobre. Luca S, io ho un rumor, dovrebbe uscire un nuovo castello, ritorna anche quella serie, preparatevi. Se non tornano gli Space, non credo che tornino neanche i Sarà dura, Kestrel. però La speriamo. vedo dura, la vedo molto dura. Forse lo cambieranno, dice Lucros 81, riferito a Dio, lo cambieranno in Dio. Dio, sembra molto romagnolo. Dio, vena qua. Daiu! Dio, E vengo dalla passante, Sardegna! Dio. E sono amico di Yoda. Yoda mi Cazzo, ma costruito me! io mi chiedo, con tutte le lettere in codice, ma non potevano uscire un Sì, ma per codice che loro in non una esiste. lingua. Non esiste. Ho capito, ma fai un po' di ricerca di mercato sulle lingue e sui modi di Hanno fatto dire. la ricerca di mercato e sono andato fuori Dai, Italia, per cui sbatte razzo, cazzo. Ancora totale. peggio, sì, ancora peggio. Ragazzi, siamo la spazzatura, siamo il Di ricettacolo di spazzatura Star spazzatura, Warsiana assolutamente. del mondo. Allora, poi arriva Obi-Wan Kijiji, che giustamente dice, quando si parla di trattori sono qua. Allora, voglio farvi vedere questa cosa. Eric Trax, Tutti vediamo stanno se. aspettando comunque l'icone. Stanno aspettando l'icona. L'icone. Arriva, arriva, state calmi, se no come faccio a tenere la suspense senza Bravo, avere vedi? un cazzo di Io nulla preparato da sono col dire? Bissius. Porca troia. Allora, Eric Trax, tanto per farvi capire, è questo Mikal. Dovrebbe essere lui, esatto. Skorupka? No, Eric Trax, non mi ricordo. Era tra l'altro, era la scherma che sono riuscito a perdermelo. Sono un cretino, sono veramente un cretino.
Browser, eccolo qua. Questo è una delle costruzioni classiche iconiche. Adesso fra 2 secondi lo vedrai anche tu. Il Lexion 760, la Mighty 3B della Class, che bomba Ah, ho totale. capito, capito, Ok, capito, sì. quando tu vedi quelle livree Lime bianche, è la Class. E sto Eric Track le ha fatte, Track le ha fatti praticamente tutti. Funziona. Cioè, la cosa figa è che se tu apri quella paratia laterale di destra, ci sono dentro gli ingranaggi e funziona. Questa cosa è fuori. Madonna, ma è meraviglioso sta Sì, cosa. A esatto. parte il fatto che io sogno di averlo nella realtà e di trasformarlo in mezzo alla Mad Max. Esatto. Cazzo, non si può comprare una roba così e poi farci veramente un mezzo alla Mad Max da andare alle fiere a fare sdazzo. Mamma mia. Allora, adesso per farvi capire, questo qua, per dirne una. Tutto telecomandati, funzionanti. Cioè, ma secondo me è il sogno di qualunque bambino che Lego faccia questa roba qui come le fa lui, semoventi, utilizzabili, giocabili. Cioè, Robby ha sgranato gli occhi. Io qui bagno, altro che meca. Ma datemi dei trattori Immagino funzionanti. Fabiox. Sì, fa Fabiox. Adesso già Fabiox. col sapone e la carta igienica. Per dirvi un altro, questo qui è, non so come si chiami, qui Obi-Wan Kijiji sicuramente mi può, il Jaguar, mi può dare una mano, ma tutti quanti funzionanti, Perché non madò. sembrano neanche Lego, No, hai capito, sembrano veramente i modellini della cosa, della Brooder, È e vero. fatti in Lego, che sono, mamma mia, mamma mia. E questo qui, adesso, eccolo qua. Ho preso 2 secondi prima. Questo qui è la Mighty 3B di prima, che lo, come vedete, funziona con tutti i meccanismi all'interno. Ma è una roba. E tra l'altro lui usa quasi niente di adesivi. E quindi tutta la parte di colore è fatta tutta Lego. Quindi non sono pezzi bianchi perché ci ha attaccato l'adesivo. È utilizzando pezzi Lego. Da pugnetta. Assolutamente da pugnetta. Lego purtroppo ha fatto solamente quel Technic gigante del trattore, che è sicuramente figo, che è stato sicuramente e ampiamente espanso con vari pezzi mock, ma qui parliamo di tutt'altra classe. Questa è tutta un'altra roba. Guarda che roba, ma di cosa stiamo parlando, per Sono favore? allibito. Io sono di più, ma di più, vabbè. No, anche perché metterci la motorizzazione e farli esteticamente figo. No, non esiste, non esiste. Si porta, c'ha il suo carrellino dietro per portarsi dietro ovviamente la testa. Madonna, che figata. Vanno con le gommasse, fanno godere. Vero? Sì. E per Dio Simo, esci lo streak. Adesso arrivo con il leak, va bene? Avete cagato un cazzo, vabbè. Che figata la Mighty 3B, assolutamente concorde, Obi. Ha fatto pure diversi attrezzi per raccogliere i tipi di sementi. Esatto. Vabbè, allora. Bando alle ciance, ciancio alle bande. Fuori 1, fuori 2, fuori 3, fuori 4. Questa non ci interessa. Allora, primo giro di leak. Avevamo detto che c'era questo canale E of D che sta pubblicando tutti questi cazzo di video dove fa vedere i nomi dei set. Quelli che prima abbiamo visto, quali vediamo forse un pelo meglio. Sono video veramente veloci perché tanto fa vedere solamente delle scritte. Vediamo qui se troviamo qualcosa di interessante, così occhi e croce. Nel primo non c'era nulla. Vediamo Technic, vediamo nei Technic se c'è qualcosa qui di interessante. Nulla di nuovo. No, niente, B si sta tenendo lunghissimo. Sto tenendo lunghissimo, mi Sì. tengo lì sulle spine. Attenzione, perché c'è un film di Star Wars che forse invece qui qualcosa di nuovo troviamo. Vedi che anche lui dice Dio 69 dollari simile a tu CS BB8, Sì, vedi, l'hanno no? spostato, Quello lì, l'hanno quello lì. anticipato a maggio. Quelli li avevamo già visti, ok. No, altra roba che non abbiamo visto già da Stone Wars, non mi sembra che ci siano. Vediamo se c'è qualcosa nei briquettes, ma non credo. Questo l'avevamo visto. No, nulla. Dai, vabbè. Boh, chiudiamola qui. Buona serata a tutti, ragazzi. Mi viene un coccolone. Allora, argomento Lego Ideas. Ecco quello che avevo appena chiuso. Argomento Lego Ideas perché diamo un'occhiata intanto a cosa c'è in testa.
Sempre la macchina da scrivere, si è fatto sotto Ratatouille. Vediamo che ho sempre paura, no, non è il capo, ok. Ha cambiato, attenzione, il Toronto Rocket Subway, la metropolitana di Toronto negli ultimi giorni ha cambiato totalmente il design, l'ha rifatta completamente, e, un po' più accurata, un po' più dettagliata. Bravo lui, molto molto figa, questo davvero mi auguro che riesca a passare perché... Ci vuole, Ci vuole, una però, metropolitana ci però vuole ha proprio. un aspetto troppo mock per passare così. Eh sì. Vabbè, Utilizzeranno dei pezzi e la ma dopo rovineranno. con il leak che vi darò capiremo che le mock che vediamo qui alla fine chi se le incula. Si sta facendo strada il set celebrativo dei 20 anni dei Bionicle. Bravo a chi l'ha imbroccato perché sembra che stia ricevendo un ottimo consenso. E altri niente non ce ne sono. Direi di no. Andiamo a vedere chi è già in review. E qui accenniamo al discorso Nicola Stocchi. Allora, in review abbiamo la Planet Express di Nicola, il set di Seinfeld, la stalla di Zelda. Tra l'altro, la stalla di Zelda che è dello stesso autore della Baia dei Pirati, e il set di Queen. No, non dei pirati, della casa dei sette nani. Han was yellow first. Aveva fatto anche la casa dei sette nani, che è già in review. Allora, perché? Come era sospettabile, ma l'abbiamo già parlato ampiamente altre volte, quando un set va a finire non in review, che archivi il supporto, quindi arriva ai 10.000, ma la review non si è ancora chiusa. Ovviamente l'ego incomincia a muoversi per chiedere tutti i dati della mock per iniziare ad analizzarla. Perché poi, quando si chiude la review, in realtà l'ego ha praticamente già tutti i giochi più o meno fatti. Perché nel momento in cui appunto un progetto arriva ai 10.000, l'ego incomincia già a muoversi. E quindi, di nuovo, torniamo al discorso della barca della nave di Topolino. Come ha fatto dopo un mese dalla chiusura della review ad essere già pronta per essere venduta? Perché nel momento in cui aveva raggiunto i 10.000, l'ego aveva già iniziato a muoversi per tempo prima ancora della chiusura della review, per cui in realtà non hanno aspettato 4 mesi, ma semplicemente si sono dati la mossa prima. Per cui immaginatevi che queste quattro mock qui siano già state analizzate da Lego o comunque siano già in fase di analisi. Questa review si chiude il 7 di settembre, mi sembra, e, no, scusatemi, si chiude il 7 di gennaio o i primi di gennaio, per cui al 4 di gennaio, il 7 di gennaio, Lego avrà già ampiamente un'idea di quello che potrà farci con questi set. È chiaro che il set che passa il 3 di gennaio hanno i 4 mesi classici che danno alla review per analizzarlo, ma si parla di 1/2, quelli di prima li hanno già tutti preanalizzati. Finendo invece sul discorso leak, parliamo di quello che abbiamo visto oggi, è uscito, sì, il teaser di questo dinosauro, che in realtà Lego ha già praticamente leakato se stessa. Fondamentalmente perché ha mostrato il dinosauro che vedremo domani, sospetto, forse, visto che normalmente il teaser arriva il giorno prima e il giorno dopo c'è la presentazione ufficiale del set dei dinosauri che era già stato scelto, era già passato precedentemente, mi sembra ad aprile, ne avevano parlato. Adesso ve lo faccio vedere. Dinosaur. Oddio. Lo facevo così, cercavo con i filtri, eccolo qua. Ce la posso fare. Questo qui è di, non mi ricordo mai come si chiama lui. Comunque, un altro francese, Mukin. 5 dinosauri, praticamente di un museo di storia naturale. Lo diciamo qualcosa? Lo abbiamo già praticamente visto?
Sappiamo già Ma cosa ci sarà. diciamo che come potete vedere ci sono 5 dinosauri, la versione finale ce ne saranno di meno, Ce ne saranno di meno saranno più grandi di quello che e si vede qui, molto più accurati. molto più accurati, non saranno tan perché probabilmente mancano un sacco, ma quello l'avete già visto dal trailer, Tra trailer. per cui saranno bianchi e soprattutto di questi 5 dinosauri ce ne rimane solo uno perché ne hanno cambiati due. Allora, considerate che quello del trailer è palesemente un T-Rex e qui T-Rex non lo vedete, quindi già questo qui è uno in più. Provate, facciamo un toto scommesse, provate a indovinare di questi 5 quale è rimasto, quale si dice è rimasto, quale hanno lasciato Sì. invariato, Quale hanno lasciato invariato e è rimasto? Secondo me si può dire, non si può si dice dire ho o rimasto, 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 è un che è po' romagnolo, romagnolo. vabbè, siamo noi romagnoli. E provate a indovinare quale è rimasto quindi. E oltre al T-Rex, quale altro dinosauro potrebbero aver tirato fuori? Fermo restando che comunque hanno fatto, secondo me, un gran bel lavoro di dettaglio, perché questi qui oggettivamente erano abbastanza spartani, e quello là, quelli nuovi invece saranno molto molto fighi. Vediamo un po', vediamo un po'. Allora, vediamo un po' intanto di domande. Ciao Moma, che nel frattempo è entrato. Springfield Elementary su Ideas, che mi sembra molto carina. Sì, ci sta Andrew. Però Springfield c'è sempre il discorso delle licenze in mezzo, che però sembra che appunto gliele abbiano riconcesse. Vedremo. Il set celebrativo dei Bionicle sta spammando il suo link in ogni angolo dei progetti Ideas nei commenti. È Nicola Stocchi che si è accorto che il... È stato il primo, tra l'altro, Nicola a farmelo notare perché è subentrato nella home page di Ideas, nei progetti Featured, scavalcando a piedi pari la Planet Express e Ratatouille. Poi loro, Ratatouille sta per arrivare a 10.000, Planet Express mancavano una manciata di voti ed è passato a 10.000, però nella home page dove ci sono quelli, come dire, in vista, è entrato a gamba tesa questo set dei Bionicle, scalzando così tutti gli altri. Sai cosa devi fare? Non lo so, cosa devo fare? Cosa devo fare, Marco? Dimmelo tu, dimmelo tu. Aggiornami. Io Quindi provo. non ci dite quali sono gli altri due dinosauri oltre al È T-Rex? arrivato Nicola. Io provo a indovinare. Hanno lasciato il triceratopo e aggiunto un pterodattilo. Beh, Strano, prova a cosa fai a indovinare. indovinare? Tipo soltanto i tre dinosauri più Più famosi, più iconici di iconici qualunque assoluto. saga di qualunque roba che sia dinosauresca. Caccia le foto in privato e ti mando le mie. Quindi questo è un po' il leak, diciamo, ragazzuoli. Domani aspettatevi la presentazione. Molto bello. Io continuo a dire che per gli appassionati di dinosauri, secondo me, gli farà molto piacere. Un'altra roba e mi metto a pieno titolo, a pieno video, perché devo andarmela a cercare. È il nuovo progetto di Marco. Ho letto adesso il tuo messaggio. Brighella, Brighella. Allora, è un nuovo progetto che sta portando avanti Damiano Non gli ho mai risposto, Damiano. Mi ha fatto una domanda, non gli ho risposto. Scusa, Damiano. Ti risponderà, ma Ti io risponderò. non, siamo un pelo leggermente presi. Sì, è un momento in cui mi toccherà dirti di no, Damiano, perdonami. Allora, il nuovo progetto di Damiano, di FDL e di iBricks, che sta seguendo in prima persona, lo ha portato addirittura anche a Lego su a Skerbe, che ne ha parlato con loro. È questa sorta di nuovo social, in stile Facebook, ma dove non ci sarà la pubblicità, dove ci saranno alcune regole. Legato ovviamente al mondo Lego, quindi potrete ci sarà la possibilità di aprire profili, di aprire pagine sempre in stile Facebook, ma con tutta quella parte senza quella parte di advertising che è Facebook, senza tutta la parte di algoritmi che ti faccio vedere quello che secondo me tu vorresti vedere per primo, quindi una cosa molto più
più easy, diciamo così, legata al mondo Lego, dove saranno presenti, dove ci sarà la volontà di mettere presenti i Lug, quindi in uno spazio comune dove tutti i Lug potranno presentarsi, creare la loro pagina, quindi senza avere magari oltre al sito di rappresentanza, ma avere una presenza in un qualcosa dedicato Lego. Dove ci saranno settori divisi per tema, come è il mondo Lego, per cui prossimamente terremo sicuramente noi un occhio di riguardo su questa cosa appena sarà pronta la prima beta, però preparatevi perché sta per uscire appunto questa cosa che mi ricorda un po' da vicino il giochino che c'è tuttora di Lego. Social Life, mi sembra, Lego Life, dove tu col cellulare fai la foto alla costruzione, la condividi, ma è tutto solo su mobile, mentre invece questa è una piattaforma web, con l'applicazione mobile e via dicendo. Bravo, bravo, bravo Damiano, perché sta portando avanti un bel progetto encomiabile, assolutamente. Vediamo tra l'altro se riuscirà ad ottenere anche una sorta di endorsement da Lego, te lo auguro Damiano, perché è veramente, veramente figo. Detto ciò, amami, peccato per lo stegosauro, lo preferirei all'pterodattilo. Io li avrei preferiti tutti e cinque, fatti nello stesso stile, ma pace. Quindi tipo un Lego Life, ma più a... Vedi Marco, vedi che ci intendiamo subito, santo di Dio. Esatto, hai pienamente colto nel segno. Una sorta di Lego Life, non solo su cellulare, ma su piattaforma web, ma più per gli AFOL. In realtà ci potranno entrare un po' tutti, ma il target probabilmente è un po' più dedicato al discorso AFOL. Nixto dice: avevano tentato un esperimento simile con Brickley tempo fa. Speriamo vada meglio. Esatto. Brickley che era collegato però, se ricordo bene. Oddio, che ricordi che ho di Brickley. Mi sembrava fosse dedicato a... cioè non dedicato, fosse una cosa nata da Brickset. Secondo me era una roba legata a Brickset. Vorrei dire una cagata, correggetemi se sbaglio. Non era nato principalmente da Lego Brickley, ma era legato secondo me a un qualcosa, a un sito. Era legato a un sito. No, adesso non trovo nulla. No, Bricklink. Bricklink, Brickly Bricklink, eccolo qua. È vero, è vero. Era legato a Bricklink, che però è morto miseramente perché era una cosa non ben chiara, funzionava un podcastum. Per cui è morto lì. In realtà pare che sia morto, dovrebbe essere morto anche per dirne un'altra, Lego World, quindi il Sì. gioco è morto anche quello. Anche Lego Life secondo me avrà breve vita e probabilmente invece quello che sta facendo Damiano, essendo un po' più dedicato agli AFOL, per me potrebbe avere grandi prospettive. Perché tutti questi altri progetti, sia Lego World, sia Lego Life, sono tutte robe che Lego cerca di portare ai bambini, ma che i bambini di ste robe qui gliene fotte ciolla, secondo me. Nonostante il cellulare sia molto in voga adesso tra le nuove generazioni, però sti social qui, tutti belli, dolci, coccolosi, fate l'amore, non fate la guerra, fate i giochi, non fate la guerra, ai bambini, oggettivamente, interessa quello che interessa. Io ho portato a casa stasera Nathan dall'ora e mezza di karate che ha fatto, è la sua terza lezione. Arrivati a casa hai cominciato a darmi pugni, calci e a fare la lotta. Fai un po' fatica a far giocare un bambino con le cose dolci e coccolose quando dopo un'ora e mezza di karate viene a casa e vorrebbe distruggerti casa. Per cui, bah. Ha un nome, un nuovo progetto. Si chiamerà, vediamo se ce l'ho, iBricks Social by AFDL.it. Quindi mischierà un po' il discorso di iBrick, che era il nuovo progetto che ha fatto partire comunque Damiano ultimamente, con Social e AFDL, perché comunque è coadiuvato con AFDL.it.
Detto questo, ragazzuoli, detto questo, direi che siamo riusciti a riempire la nostra oretta dicendo un po' di cazzate, parlando di tutto, senza aver preparato nulla, e sono molto contento. Io sono. Tu sei devastato. Sì, sono devastato. Chiedo Solo sempre scusa, ma più passa. te. No, Più ma arriva dicembre. siamo babbi di nicchia. Siamo entrati veramente nell'humus babbi di nicchia. Tra l'altro, devo dirti. Devo darti una news. Sto per uscire dalla Dark Age. Mi sta. Madonna, ero preoccupato, No, invece io no, sono sì. No, contento. invece adesso è peggio. Perché? Perché mi scoccia. Stavi Cioè, bene nella Dark perché non Age. posso spendere, cioè non voglio spendere, però ne ho una, cioè, non devo spendere, ma ne ho una voglia fottuta, soprattutto per quello che riguarda i Lego, perché sto già guardando nel 2020, e vedo che Nicola si è molto interessato adesso a giocare con i Lego. Fine, E allora fa, io. babbo, ho pochi Lego qui, e dentro la mia testa ti porto io a Mirto. Tra l'altro sono No, ancora tutti là da dividere, ti vorrei sì, e fra ricordare un po' devo questo. fare il trasloco. Esatto. Vabbè. Niente, ragazzuoli. Allora, se non avete domande, allora leak nuovi non ne vedo. Vediamo un po'. Se non avete domande, direi di concludere con la parte degli eventi. Fine mese c'è Bologna Brick. Sarò presente Porco, sicuramente sai cos'altro che sabato. quest'anno? Sarò presente sicuramente sabato, forse anche domenica, vediamo un po'. E ci saranno dei nomi della Madonna. Cioè, fine mese in concomitanza con Luca Comics? Il weekend prima, perché Luca inizia a metà settimana, Ok, e quindi non a inizia fine tipo mese. mercoledì. Il sabato e domenica prima c'è Bologna Brick, che è il 27-28, mi pare di ricordare. Il 12 novembre c'è il Ravenna Brick Il Festival. 12 novembre c'è Ravenna Brick Festival, Quest'anno dove? sarà al MAR, al Museo Esatto, di Arte Ravennate. Ravennate, di Ravenna. E in concomitanza con la mostra di Riccardo Zangelmi. Sì, tra l'altro credo che durante i 2 giorni non prendete per, no, no, non prendetelo per certo. Antani, tra l'altro. Esatto, super cazzo Natale, meglio che non dica niente perché non, mi è stato, noi vorremmo far così, ma poi magari non l'hanno fatto e mi sputtano. Per cui insomma, in contemporanea, cioè in un lato ci sarà Ravenna Brick Festival e nell'altra area a pagamento in teoria c'è la mostra di Zangelmi. Zangelmi, Zangelmi, Gelmi, Zangelmi, è che in inglese è GE è GE, per capito, cui però non sei te che vai alle elementari, ma è Nicolas, sono quindi un'altra non vena, cagare il scusami, cazzo, per favore. Zangelmi, Zangelmi. Uè, Signore, già già. è Giorgiana. Infatti devo ancora montare il video dell'anno scorso. È vero, ormai non ha più senso. Il primo di novembre, come abbiamo detto prima, saremo entrambi presenti a Luca Comics. Poi non so se tu ci sarai anche i giorni dopo, io no, di sicuro. Io Per dovrei cui, essere l'1, il 2, il 3 sicuro e forse il 29-30. se ci volete beccare tutti e due contemporaneamente, sicuramente l'uno, se no io l'uno e lui lo beccate uno Voi dietro gli venite altri. secondo me sulle 11 più o meno, 11:05 davanti all'Auditorio San Girolamo e ci Ma non era il beccate 10, era le 10. dalle 10 alle 11, Ah, ok, perché dopo l'uscita, venite, ok. io sono stronzo, venite alle 10 Chiaro, così ve lo chiaro. guardate pure. Ma quindi scusami un attimo, ma se io riprendo con una webcam all'anteprima, dopo posso Ah, praticamente sì, condividerla? sarà uno dei rischi. Vabbè, rischi tosti. Dopodiché ci sarà fine novembre Ravenna Strikes Back all'Almagià a Ravenna. E invece l'ultimo che mi dimentico, ma invece lo devo dire perché sarò pure lì, il BIF 2019, ovvero il Bricks in Florence Festival, fatto dagli amici di Toscana Brick, che c'è, e me lo dimentico sempre, il 9-10 novembre. Quindi un novembre bello caldo, tipo tutti i weekend, porca troia. Molto bene, molto molto bene. E si terrà alla Hobby Hall, quella che era la Hobby Hall, questo teatro circolare molto figo, sono stato l'anno scorso, molto molto bello, molto ben curato. Detto questo, direi che ci possiamo lasciare. Vediamo, ma serve il braccialetto per sacrificio? Chiede Tommy a Luca, serve il braccialetto per sacrificio? No, si entra. Ci vuole il biglietto Cioè, ci vuole il biglietto di di Luca. Luca. Ah, ok, no, ci vuole una. Sì, No, cioè, no, no, pagate il scusami, biglietto di Luca esatto, e è compreso nel biglietto di sì, Luca, ok, esatto. chiaramente. E credo che tutta quell'area lì.
Ah, ok, Perché tutto. io non mi ricordo di qualcuno che chiedesse il biglietto quando si entra all'auditorium. Vado a vedere tutti gli anni la conferenza dei 400 calci, ma non mi ricordo che qualcuno abbia Ma boh, notato che io avessi il passo meno. Però mi hanno detto che ci chissà. vuole il biglietto. Vabbè, vabbè. Cam mic dubbed su. Cam mic dubbed su emule. Moma dice che poi su emule si troverà la versione cam mic dubbed. Mannaggia, che termini. Anche su torrent. E avanti, di sacrificio. Bene, ragazzuoli, noi ci dovremmo quindi vedere tecnicamente. Vediamo un po'. Martedì prossimo, se siamo ancora vivi. Se sopravviviamo, martedì prossimo. Ci rivediamo, fate i bravi, comprate tanti Lego e scriveteci in privato per qualunque cosa, dubbi, domande, richieste e quant'altro. Quant'altro. Robby, hai qualcosa da dire? Se no io saluto tutti e peace and Sono da letto love. Neanche a me. Ciao ragazzuoli, che la cottura sia con voi.